Ben ritrovati e benvenuti ad una nuova puntata del nostro format faccia a faccia. Stiamo conoscendo i sindaci del comune di Bagheria in vista delle elezioni comunali del 28 aprile. L'ultimo sindaco, l'ultimo candidato a sindaco che incontriamo è Antonio Belvedere, architetto. Al quale ovviamente non possiamo non chiedere come nasce questa candidatura. C'era una, una grande richiesta da parte della, dei cittadini di avere una rappresentanza diversa che non ricalcasse i soliti, le solite liturgie, i soliti scenari. E abbiamo, noi parliamo con parole semplici. Siamo cittadini o sono un cittadino, non sono un politico. Il motivo di questa candidatura l'ho spiegata ieri, il, primo, il motivo più importante oltre a quello di avere creato uno spazio di rappresentanza, di democrazia per la gente della mia città è il fatto che io da cittadino sono veramente scontento di come sono andate le cose negli ultimi decenni, perché, nonostante alcune cose fatte, le cose vanno malissimo, insomma, la città è in abbandono, la città, anche se mh, sono state fatte delle cose, l'acquisizione di Villa Coutot, Villa Butera, il parco di Monte Catalfano, eccetera, tutte queste cose sono state eh, fatte e abbandonate. Um, Proseguiamo per gradi. La mia candidatura nasce proprio da un'insoddisfazione di come la politica tradizionale intende, ha affrontato, e anche i 5 Stelle in questi 5 anni hanno affrontato i problemi della città. Eh, senza ascolto, senza dialogo, senza, cioè ci si è interessati forse più alla propaganda, agli spot, alle proprie carriere politiche che non a sentire i bisogni di questa città e a dare una risposta. Questo è, la, è il motivo della, vero della mia candidatura. Parliamo adesso di, di argomenti. Eh, credo che forse uno dei principali temi su cui lei ha deciso di spendersi è dal punto di vista urbanistico e del recupero dell'identità di Bagheria anche dal punto di vista monumentale. Beh certo quello è il mio campo, cioè la cultura, il patrimonio architettonico, sapete che mi sono occupato di Palazzo Uto e sono intervenuto da tanti anni sulle vicende un po' che riguardano la città, la vivibilità eccetera, quindi quello è il mio campo. E credo che eh, sì, se la domanda è questa ti dirò che... Fa parte della parte del programma di progetti per il futuro, cioè a lungo termine. No? Noi vogliamo fare di Bagheria un polo culturale aperto al mondo e, soprattutto, alle realtà vicine come Palermo. No? Eh, il mio slogan è Bagheria città aperta, voglio aprire la città al mondo, che significa il mondo più vicino e quello più lontano, quello più vicino è Palermo con cui dobbiamo assolutamente attuare un collegamento metropolitano eh, efficiente eh, che serva in tutti e due i sensi, no? I, i nostri eh, cittadini che vanno a Palermo per, tantissimi, eh, diciamo, per, per, fare, per studiare, per lavorare, per andare a teatro, per farsi un aperitivo eccetera, ma anche avere i flussi di ritorno, di una città raggiungibile dove poi ci sia una mobilità interna e ci si possa muovere, ma non solo la mobilità interna, perché un altro asse portante del mio programma non è solo: Barriere Città Aperta, ma le interdipendenze. Tutto è interdipendente. Se io creo una mobilità interna e poi porto la gente davanti a cancelli chiusi, a spiagge sporche. Quindi, bisogna lavorare su molti fronti per fare rinascere questa città. Ecco, come si fa a cercare anche di risolvere alcuni problemi che sono poi quelli quotidiani della gente? Parlo dei rifiuti, ma, ma anche di altre difficoltà, per esempio le famose zone blu che la gente non è particolarmente contenta nel vederle. Mm? Vabbè, andiamo in ordine: rifiuti. Io non ho pregiudiziali ideologiche nel dire che, siccome so, l'amministrazione 5 Stelle ha fatto delle, delle iniziative, sono tutte sbagliate devo ricominciare da capo. No, valuteremo che cosa è stato fatto di buono e che cosa invece è da correggere. Eh, per quanto riguarda i rifiuti, per esempio, una cosa importantissima che non è stata fatta è l'informazione, è la condivisione degli obiettivi importanti, perché la, la, la differenziata va fatta e va fatta bene, ma con il sostegno e la partecipazione dei cittadini. E, per quanto riguarda le strisce blu, guardi, le strisce blu esistono oh, dappertutto. Eh, qual è il problema? Intanto sono state forse, forse disegnate male, per cui bisogna un po' ridisegnarle. Secondo, la gente non le paga e non vuole pagare. I primi giorni erano vuoti questi posteggi perché manca la fiducia, manca la fiducia nell'amministrazione. Per cui. Bisogna recuperare un rapporto di fiducia con, con i cittadini e avere trasparenza, far capire che per esempio il, un euro dato alla macchinetta per il posteggio verrà utilizzato in questo modo, fare dei bilanci continuamente, capire quanto si è incassato e come si spendono i soldi, far vedere risultati concreti, aggiustare una strada, aggiustare un marciapiede, un, un, un curare una iuola. Eh, io tengo molto a organizzare squadre di manutentori, potatori di alberi, giardinieri, e sorveglianza per, per, chiaramente per chi trasgredisce le regole, perché le regole vanno, uh, uh, vanno divulgate con chiarezza e vanno rispettate. Lei ha vissuto a Parigi per un buon <ride> periodo. Ecco, eh. com'è possibile importare una mentalità di una città europea, appunto come Parigi, eh, nel locale, in una città piccola invece come Bagheria? Se è possibile questo? Bah, fare, fare innesti così naturali diciamo, è un po' sempre azzardoso. No? Cioè, che, credo che queste, queste cose passino anche attraverso le persone, le esperienze vengono filtrate, vengono confrontati i contesti e capire come si possono. Anche adattare diciamo, idee, e iniziative che, uh, nate altrove in un contesto come il nostro. Io penso per esempio a una cosa interessantissima detta da Tiziana Calvo: che è la Reciclerie a Parigi. No? La Reciclerie è un, un posto dove è conviviale dove ci sono delle officine, dei laboratori, dove si eh, riparano eh, elettrodomestici, mobili eh, e poi si rivendono a basso costo a gente magari con disagio economico, no? ma sono posti anche conviviali dove c'è anche l'orto condiviso, dove c'è la caffetteria, dove ci si può ritrovare e dove si possono utilizzare eh, energie eh, impensate che ci sono. Io conosco tanta gente che sa riparare, che sa... quindi mettere lì e quindi diciamo creare e dare un contributo. All'economia circolare, al cercare di ridurre i rifiuti, ma la ricicleria è un'idea molto bella. Quindi noi abbiamo pensato una, una cosa del genere, si potrebbe pensare di attuare nel vecchio macello a Bagheria. Dobbiamo studiarla la cosa, no? però tutto l'asse di via consolare da Villa Cattolica a Villa San Cataldo. È sotto eh, oss osservazione da parte nostra perché vorremmo fare proprio lungo la vecchia via Consolare questo asse, questo polo culturale dove ci sono moltissime potenzialità. Perché da Villa Cattolica al, al Molino Cuffaro al, al Vecchio Macello, poi c'è l'asse di Villa Sant'Isidoro da restaurare, c'è Villa Coutot per la quale fare un nuovo progetto perché eh, bisogna qualificare quegli spazi interni che sono stati mh, restaurati in modo così, insomma, abbastanza approssimativo forse per mancanza di fondi non lo so ma bisogna intervenire di nuovo per completare per dare un nuovo volto un nuovo disegno a, agli interni della villa e agli esterni anche è villa san cataldo che è un gioiello abbandonato e non, ogni tanto viene aperto per qualche manifestazione ma lì bisogna invece organizzare una gestione comunale efficiente e aprirlo alla, alla cittadinanza. Com'è possibile fare in modo che l'enorme patrimonio culturale di cui dispone la città di Bagheria possa diventare economia, e quindi sviluppo e quindi anche lavoro? È quello a cui noi puntiamo. Eh, puntiamo eh, e è chiaro che bisogna ripensare eh, la gestione del Museo Cuttuso, che è un, eh, un, un un potenziale sprecato ed è stato gestito finora male purtroppo perché perché non ha prodotto quello che poteva produrre, quindi dobbiamo assolutamente trovare una soluzione. Ce eh, ne sono diversi allo studio, ma io diciamo, devo prima guardare le carte per poter, eh, per poter decidere. Eh, è chiaro che io sono tendenzialmente aperto verso di, non di gestire tutto qui, ma di non di esternalizzare, ma di internazionalizzare. Io se posso vorrei attrarre, se Bagheria diventa attrattiva, no? diventa una città vivibile per i suoi abitanti, prima di tutto e diventa anche eh, diciamo appetibile, diciamo attrattiva per il turismo e per, le, per gli investimenti di università e fondazioni culturali straniere che vogliono, italiane e straniere che vogliono venire a eh, investire a Bagheria. Però dobbiamo creare un contesto attrattivo. Appunto. Cosa prevede il suo programma invece per rilanciare la frazione di Aspra? Grazie della domanda. E Aspra io ci tengo tantissimo perché Aspra è un luogo del cuore ed è uno dei posti che, soff che ha sofferto di più l'abbandono di cui soffre tutto il territorio. E dunque, io intanto voglio istituire un assessorato ad hoc per Aspra. È un assessorato che sia eh, ubicato nella sede comunale di Aspra e che avrà le deleghe al turismo e, e altre deleghe importanti. Ad Aspra si concentrano. Tante potenzialità e tanti problemi. Il primo fra tutti è quello del ponte che non riesco a capire come mai dopo nove mesi non si è trovata una soluzione visto che non, non è stata fatta neanche. è stata chiusa la strada senza neanche una prova di carico. Sono state fatte ispezioni visive. Io immagino che con le ispezioni visive eh, si, po si possa anche chiudere ma per poco una strada, ma non si può lasciare lì nove mesi. E poi c'è da affrontare tantissimi problemi, c'è da affrontare intanto il, il degrado urbano anche ad Aspra, abbandono, guardrail rotti, ci sono da riprendere in mano progetti importanti come quello del GAC che prevedeva eh, la nascita di scuole di vela, di un, di, di, di un piccolo mercato del pesce giornaliero, eh, c'è il problema della colonia marittima che potrebbe diventare ancora una volta un posto per la, per, per la comunità, quindi per ospitare anche ancora una parte la colonia, una parte potrebbe essere un ostello della gioventù, abbiamo tantissime idee, Aspra è un posto del cuore, io ci ho passato l'infanzia ai camaredde, no? agli anni 60, jukebox, io mi ricordo era un posto meraviglioso, mia madre diceva sempre che il profumo del mare di Aspra non lo trovava da nessuna parte e, mio padre, e andavo con mio padre che era un medico, che aveva molta, molti clienti ad Aspra, andavo a fare le visite con lui, e andavamo a prendere i biglietti, quindi per me Aspra è anche se io Diciamo, ho viaggiato molto, ma per me rimane un posto del cuore, un posto importante e, e questo assessorato è un segnale chiaro che voglio dare e io una volta alla settimana, se sono un sinico, voglio essere d'aspra. Perché il 28 aprile i bagheresi dovrebbero votarla? È perché sono bello perché sono intelligente <ride> no, no, eh, penso che dovrebbero votarmi perché non ho alcun interesse a fare quello che sto facendo, se non è quello della mia città, che non quello della mia città. Insomma, io non ho in carriere politiche da coltivare, non ho posti da promettere, la mia promessa è solo quella di un impegno eh, totale per, per, per risolvere i problemi. Sper, spero di farcela. Insomma. Spero di, di riuscirci, insomma, va bene. Ringraziamo Antonio Belvedere, candidato per mm. l'elezione le comunale di Bagheria, con la lista 100 passi per Aspra Bagheria. e Bagheria: Aspra al primo, primo posto. Arrivederci mm. alla prossima. puntata Grazie.